Vorremmo innanzitutto ringraziare gli organizzatori del convegno, in particolare la professoressa Angiolini, per l'invito e per la costruttiva occasione di confronto. Il nostro sarà un intervento di carattere meramente istituzionale, per così dire burocratico, con il quale ci auguriamo tuttavia di offrire diversi spunti di discussione e di raccogliere soprattutto utili suggerimenti per le successive fasi del lavoro. Negli ultimi anni, grazie all'impulso della Società Paleontologica Italiana, è stata portata all'attenzione del Ministero della Cultura l'esigenza di una riflessione complessiva sul sistema di tutela dei beni di interesse paleontologico. Non si intende in questa sede tornare nel dettaglio sull'assetto normativo in materia, già esaustivamente tratteggiato in precedenti incontri, in occasione delle edizioni 2018 e 2019 dei Paleo Days. Ma riteniamo utile richiamarne brevemente solo i riferimenti fondamentali, in quanto ineludibili per qualsiasi proposta operativa. Come noto, l'inclusione delle cose di interesse paleontologico nelle previsioni della legislazione di tutela dei beni culturali si deve alla modifica della legge 364/1909, introdotta con il Regio Decreto-Legge numero 2461 del 1927. Successivamente recepita dalla legge 1089 del 1939 e poi dall'attuale codice dei beni culturali e del paesaggio. Al pari di quelli archeologici, i reperti paleontologici rinvenuti nel sottosuolo, nei fondali marini dopo il 1927, sono dunque a titolo originario di proprietà statale. Tuttavia, la varietà e la complessità delle categorie di testimonianze materiali conservate rende inattuabile e certamente neanche auspicabile un'indiscriminata applicazione delle norme di tutela. A ciò si aggiunga come la decadenza della Commissione per la paleontologia, istituita con la circolare Strap 63/1999 e attiva purtroppo solo fino al 2001, e dei relativi elenchi di professionisti, che garantivano comunque un supporto agli uffici periferici, abbia costituito un ulteriore elemento di fragilità nell'azione di salvaguardia del nostro patrimonio. Considerando come un'eventuale proposta di revisione normativa che dovrebbe essere rimessa alla valutazione e all'elaborazione degli organi competenti rappresenterebbe comunque solo l'ultima tappa di un percorso di riflessione complessiva, si ritiene in questo momento prematuro esaminarne la possibilità. Ciò che concretamente può invece essere proposto è un quadro di sintesi della situazione attuale, del percorso avviato negli ultimi 3 anni dal nostro Ministero, condiviso con la SPI e i rappresentanti delle università e dei musei scientifici, e la previsione di alcune proposte operative da realizzare in tempi contenuti. Come già ricordato dalla professoressa Angiolini, la recente interlocuzione tra Ministero e SPI si è avviata a seguito dell'intervento del professor Ruck, allora presidente della società, al Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici nel 2017. In quell'occasione furono portate all'attenzione alcune tra le criticità principali in materia di tutela paleontologica, ovvero la necessità di riconoscere giuridicamente la specificità dei beni paleontologici rispetto a quelli archeologici e di circoscrivere la definizione delle cose da tutelare, e la carenza di personale tecnico specializzato, funzionari e restauratori, nei ranghi del Ministero. A queste criticità si aggiungono la necessità di individuare una strategia che permetta l'emersione e la tutela selettiva dei rinvenimenti pregressi, sfida ben ardua in considerazione del volume, della varietà e della distribuzione dei reperti, e l'integrazione della tutela dei siti e dei depositi di interesse paleontologico negli strumenti di tutela paesaggistica. A seguito di una fase ricognitiva che tra il 2018 e il 2020 ha coinvolto rappresentanti dei propri uffici e di varie altre istituzioni, nel suo ruolo istituzionale di garante della tutela del patrimonio culturale in tutte le sue articolazioni, il Ministero della Cultura, attraverso il Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l'architetto Federica Galloni, poco meno di un anno fa ha promosso dunque la costituzione di un gruppo di lavoro interno, formato da alcuni dirigenti e funzionari dell'amministrazione,
con la finalità principale di elaborare una proposta di linee guida e soluzioni operative per il riconoscimento e la tutela delle cose e dei beni di interesse paleontologico, che favoriscano una risposta più efficace, coerente e uniforme alle esigenze di tutela, ma anche di ricerca e di valorizzazione su tutto il territorio nazionale. Il gruppo, che si è avvalso e ci auguriamo potrà continuare ad avvalersi della consulenza di specialisti del mondo accademico e scientifico in genere, e che a breve dovrà attivare un confronto con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, ha ritenuto opportuno portare a compimento innanzitutto una fase conoscitiva, volta tra l'altro alla comparazione e alla sintesi delle diverse esperienze ed esigenze maturate dagli uffici del Ministero nei vari comparti regionali, che costituiranno la base di partenza per le future iniziative. Con apposita circolare, quindi, è stato chiesto alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e ai Parchi Archeologici, da un lato, di individuare un referente per la tutela dei beni paleontologici, al fine di rendere più agili le successive interlocuzioni sull'argomento e di facilitare un confronto che dovrà necessariamente essere ampio e continuo nelle fasi successive del lavoro. Dall'altro, è stata proposta la compilazione di un questionario incentrato su tre temi principali. 1. Consistenza del patrimonio paleontologico, diffusione di attività di ricerca e partecipazione civile, per così dire, al tema nei territori di competenza, ad esempio presenza di gruppi di paleontofili variamente formalizzati e attivi sul territorio. 2. Strategie operative di tutela già in atto. 3. Principali criticità ed eventuali proposte di soluzione. Una prima osservazione a margine attiene al fatto che, almeno nei territori più ricchi di testimonianze, abbiamo ricevuto un sollecito e articolato riscontro, a riprova di un'esigenza fortemente sentita. Una percentuale rilevante degli interlocutori interpellati non ha invece restituito il questionario. In parte perché preposta a territori meno sensibili alle esigenze rappresentate, in parte, riteniamo, a causa dell'oggettivo affanno nel quale versano tutti gli uffici del Ministero, la cui ormai cronica carenza di personale non riguarda purtroppo solo gli specialisti di paleontologia. A tale proposito, va rilevato che nei ruoli tecnici del Ministero della Cultura al momento non sono in servizio funzionari paleontologi e la tutela paleontologica è quindi affidata prevalentemente a funzionari archeologi, in vari casi, ma non sempre, in possesso di specializzazione in archeologia pre- o protostorica. Tornando al questionario, per quanto riguarda i risultati emersi, ne offriamo in questa sede alla discussione una breve sintesi. Nell'articolazione del questionario, la prima sezione è stata dedicata alla raccolta delle informazioni sulle attività di tutela in essere, tra cui, a titolo di esempio, la presenza di istituti di ricerca e di associazioni nei territori di competenza, il numero di segnalazioni di rinvenimenti fortuiti o di raccolte di fossili, il numero di provvedimenti di vincolo diretto o indiretto, eccetera. Tra i risultati spiccano la prevalenza di vincoli paesaggistici per i siti di interesse paleontologico, anche in considerazione della loro estensione, mentre sono molto rare le dichiarazioni di interesse culturale per cose singole o collezioni di proprietà privata. La seconda sezione, invece, è stata pensata come una sorta di censimento preliminare dei principali siti di interesse paleontologico, delle principali collezioni pubbliche e private e dei depositi di beni paleontologici ancora non regolarizzati noti all'amministrazione. Nella terza sezione, infine, è stato chiesto ai funzionari compilatori di indicare le specifiche criticità rilevate e le esigenze considerate prioritarie per la tutela, e di proporre al contempo soluzioni e strategie d'azione sia di dettaglio che d'insieme. In estrema sintesi, quindi, da questa ultima sezione sono state confermate le criticità già al centro delle prime interlocuzioni tra Ministero e SPI.
In linea generale, infatti, è stata sottolineata dalla maggior parte degli uffici la mancanza di un coordinamento normativo e operativo a livello generale ed è stata auspicata l'emanazione di linee guida sul riconoscimento, raccolta, conservazione, inventariazione e valorizzazione dei beni e sulla circolazione delle cose di interesse paleontologico. La carenza di personale specializzato interno al Ministero è avvertita inoltre con particolare disagio e nei casi più fortunati sopperita attraverso collaborazioni esterne più o meno formalizzate con dipartimenti universitari o singoli professionisti. Tra le soluzioni proposte, oltre all'assunzione di funzionari e restauratori dedicati, che tutti naturalmente auspichiamo, ci sono state quelle di attivare veri e propri protocolli di collaborazione su scala locale ma anche nazionale e di predisporre elenchi di professionisti eventualmente afferenti a dipartimenti universitari. Inoltre, alcuni uffici hanno indicato, pur con tutti i limiti del caso, la possibilità di formazione di personale già in servizio ma afferente ad altri profili tramite protocolli operativi che consentano almeno interventi di tutela in emergenza. Mentre per quanto riguarda il restauro e la conservazione dei reperti, non si considera più procrastinabile l'attivazione di insegnamenti dedicati nei competenti istituti ministeriali. A questo proposito, come sapete, l'Opificio delle Pietre Dure, in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze, con la SPI e con l'Università di Firenze, ha già ospitato a maggio del 2019 un convegno dedicato alla conservazione dei beni paleontologici, cui hanno partecipato anche alcuni membri del gruppo di lavoro. Per un altro punto dolente, ossia la mancanza di strumenti informatici utili alla ricognizione, alla mappatura e alla conoscenza dei siti e delle cose di interesse paleontologico su scala locale e nazionale, sarebbe utile predisporre carte del rischio paleontologico e/o implementare strumenti di gestione territoriale già attivi, eventualmente affinandone la realizzazione a collaborazioni con istituti di ricerca. Secondo quanto rilevato dalle diverse soprintendenze, poi, sarebbe necessario promuovere il censimento dei beni e delle cose di interesse paleontologico presenti non solo presso privati, ma anche presso dipartimenti universitari e musei locali, anche scolastici, che potrebbero permettere l'individuazione di nuclei di materiali di interesse particolarmente rilevante da sottoporre a tutela e l'implementazione della catalogazione dei beni paleontologici tramite SIGEC Web. Alcune soprintendenze hanno lamentato inoltre la mancanza di una prassi codificata per la comunicazione di avvio di cave e sbancamenti, con la conseguente impossibilità di prevedere un controllo mirato da parte di paleontologi-geologi. Un'altra difficoltà emersa concerne poi la presenza sul territorio di istituzioni diverse dal Ministero, enti di ricerca italiani e stranieri, gruppi di volontari, musei locali, attive nel campo della ricerca paleontologica che svolgono le proprie attività spesso senza coordinamento con le SABAP e sono frequentemente percepite come gli unici punti di riferimento in materia. È forse utile ricordare in proposito che in Italia la ricerca dei fossili è regolamentata al pari della ricerca archeologica. Non solo gli scavi paleontologici, a meno che non siano condotti direttamente dalle soprintendenze per interventi d'urgenza, devono essere effettuati in regime di concessione ministeriale da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti scientifici, ma anche le ricerche di superficie necessitano di autorizzazione da parte delle soprintendenze competenti per territorio. E ogni attività di ricerca paleontologica condotta senza autorizzazione si configura come illecita. Alla luce di quanto delineato, si tratta ora di individuare una strategia complessiva che integri azioni a breve, medio e lungo termine. Una prima risposta alle esigenze rappresentate è venuta grazie alla predisposizione da parte della SPI di un elenco di esperti paleontologi, incardinati presso università e musei, che hanno dato la loro disponibilità a supportare sul piano scientifico a titolo gratuito le soprintendenze e i parchi archeologici nell'esercizio della tutela sui territori di competenza. L'elenco è stato diffuso con circolare di GABAP numero 24 del 14 maggio 2021
e, disponibile anche sul sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, sarà progressivamente aggiornato dal MIC. Maria Adelaide Rossi sta poi lavorando, in dialogo con la SPI, a una definizione del concetto di cose di interesse paleontologico, predisponendo i criteri di riconoscimento e un elenco di categorie di fossili da tutelare, focalizzando l'attenzione sui siti paleontologici e sulle sezioni stratigrafiche di particolare interesse scientifico. Ci sembra, inoltre, che almeno alcuni altri obiettivi possano essere raggiunti a breve e medio termine, fermo restando il presupposto della collaborazione tra il Ministero della Cultura, nelle sue diverse articolazioni con gli istituti centrali e periferici, la Polizia Giudiziaria, in particolare il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, gli specialisti di settore e, limitatamente ad alcuni aspetti e dentro limiti stabiliti, gli appassionati. Come abbiamo già detto, uno degli obiettivi principali che ci auguriamo possa essere concretizzato in tempi ragionevoli è l'emanazione da parte del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di linee guida operative che possano costituire un utile riferimento e uniformare le procedure di riconoscimento, raccolta, scavo, conservazione, inventariazione e valorizzazione dei beni e di uscita e ingresso dei reperti da e sul territorio nazionale. Un'altra finalità che riteniamo di poter conseguire a breve termine è la condivisione di dati territoriali sul geoportale dell'archeologia dell'ICA, dove potranno confluire, oltre ai dati relativi a scavi e rinvenimenti di siti e cose di interesse paleontologico su tutto il territorio nazionale e agli esiti delle ricerche di archeologia preventiva in concessione, anche i dati territoriali di altro tipo già in possesso delle varie soprintendenze e, ci auguriamo, la mappatura dei siti sviluppata dalla SPI. Un ulteriore proficuo esito della collaborazione tra mondo scientifico e uffici preposti alla tutela riteniamo possa essere l'elaborazione di relazioni di carattere tecnico-scientifico da utilizzare nelle istruttorie di provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale per siti, collezioni o singoli reperti, o eventualmente anche nei procedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, intesa quale forma di tutela rafforzata. Altre strategie, che almeno in parte già in essere, potrebbero essere ulteriormente implementate e ampiamente condivise non solo con gli specialisti di settore, ma anche con gruppi locali e appassionati, attengono alle attività di sensibilizzazione e disseminazione di temi, norme e procedure, con importanti ricadute soprattutto a medio e lungo termine sui livelli di consapevolezza e di attenzione di tutte le comunità. Ugualmente partecipato, sebbene in maniera differenziata, potrebbero intendersi infine il monitoraggio del territorio e la segnalazione ai competenti uffici di situazioni di rischio o di illecito. In conclusione, riteniamo che, pur sempre nel doveroso rispetto dei reciproci ruoli, il riconoscimento, la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale di interesse paleontologico possano realizzarsi solo attraverso forme di tutela condivise, che contemplino il coinvolgimento coordinato e differenziato di tutti gli attori citati nel conseguimento dei comuni obiettivi. Allora, buon pomeriggio. Innanzitutto ringraziamo gli organizzatori di questo incontro per averci dato la possibilità di partecipare a questo importantissimo momento di confronto. Vorremmo iniziare il nostro intervento partendo dalla circolare 48 del 2020 che abbiamo appena visto presentata della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il relativo questionario conoscitivo inviato alle soprintendenze dal gruppo di lavoro ministeriale sui beni paleontologici. Diciamo che per il nostro ufficio questo questionario ha rappresentato una importante occasione per fare il punto sulla consistenza del patrimonio paleontologico da noi tutelato, sulle strategie operative messe in atto e anche sulle criticità rilevate negli ultimi 5 anni.
Quindi ci riferiamo all'attuale competenza territoriale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, perciò Città Metropolitana di Bologna e province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Siamo partiti da una ricognizione sull'attività di tutela messa in atto negli ultimi 5 anni, anche per verificare quanto avesse inciso, diciamo, sulla nostra azione amministrativa. E questo è il risultato. Abbiamo individuato 4 segnalazioni di ritrovamenti fortuiti, in 2 casi dall'Appennino modenese resti di fossili di ittiosauro, sempre dall'Appennino modenese resti di balena e un dente fossile di ittiosauro dall'Appennino reggiano invece. Una dichiarazione di detenzione di beni di interesse paleontologico, una domanda di importazione di una mandibola e di un corno di Triceratops e un procedimento relativo all'archeologia preventiva. Questo nell'agosto del 2020, quando in relazione a un procedimento autorizzativo per il Parco Tecnologico Rifiuti del Comune Valsamoggia era stata chiesta una relazione geologica e paleontologica per verificare l'eventuale presenza di giacimenti fossiliferi. E poi è stato effettuato anche un sopralluogo sia da parte del funzionario archeologo competente per territorio e insieme anche dal nostro ispettore onorario per i beni paleontologici, il professor Papazzoni dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Invece non c'è arrivata nessuna richiesta di attività di ricognizione o ricerca non invasiva su beni paleontologici, insomma, e una richiesta di concessione di scavo sul deposito paleontologico da parte del Museo di Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Sabena, nel bolognese, relativamente al deposito della ex cava Filo. Eccoci, lo scavo della ex cava Filo in località Croara, San Lazzaro di Sabena, è l'unico scavo in concessione effettuato negli ultimi anni nei nostri territori. Lo scavo è iniziato nel 2002, è andato avanti fino al 2019 con alcune interruzioni ed è stato diretto dal Museo di Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro in collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Ferrara. Questo scavo ha proseguito delle ricerche che erano state già avviate negli anni 60 su un importante deposito paleontologico risalente all'ultimo massimo glaciale e tardoglaciale inserito all'interno del Parco regionale dei Gessi e dei Calanchi della Badessa. Ecco, per quanto riguarda invece le prassi di collaborazione con istituti universitari o gruppi di volontariato, nel nostro territorio sono attivi 3 dipartimenti universitari di ambito paleontologico che fanno capo alle Università di Bologna, all'Università di Modena e Reggio Emilia e a quella di Ferrara. E sono presenti anche diverse associazioni e gruppi di volontariato organizzato che sono spesso collegate a dei musei locali di cui gestiscono le aperture, le attività didattiche, magari in collaborazione con le scuole del territorio, conferenze, pubblicazioni, insomma eventi divulgativi. Sono state negli ultimi anni anche numerose e fruttuose le occasioni di collaborazione, però non esistono delle prassi formalizzate o delle vere e proprie convenzioni con la soprintendenza. Invece riteniamo che sia quanto mai opportuno lavorare in questa direzione con le università che potrebbero diventare un po' un elemento di raccordo, diciamo, tra le soprintendenze da una parte e i musei locali dall'altra. Musei locali che fungono da punto di riferimento anche per le varie associazioni e gruppi di volontariato. Ecco, un cenno molto veloce alle principali collezioni pubbliche di beni paleontologici presenti sul nostro territorio, perché comunque è un argomento che meriterebbe proprio un intervento ad hoc. Ci limitiamo a dire che ci sono situazioni abbastanza variegate, si passa da musei che sono dedicati quasi integralmente all'argomento geopaleontologico, come le collezioni universitarie, ad esempio del Museo Cappellini o del Museo Leonardi di Ferrara, oppure abbiamo anche collezioni comunali di tradizione ottocentesca, come la collezione Spallanzani di Reggio Emilia, fino ad arrivare alle vetrinette con fossili dal territorio all'interno di biblioteche, piuttosto che sale comunali o scuole, delle volte anche, che mettono insieme fossili e reperti archeologici, in alcuni casi dalla preistoria fino all'età moderna, a volte in modo anche un po' caotico, poco funzionale.
Ecco, invece per quanto concerne l'attività di tutela pregressa, nel nostro territorio sono state messe solo due dichiarazioni di interesse paleontologico, tutte e due nel 1990. La prima riguarda una collezione, la collezione privata Guerra, di Romano Guerra a Bologna, che conta 580 fossili di vegetali e animali dall'Archeozoica a 20.000 anni fa. Mentre la seconda riguarda il sito paleontologico di Monte delle Formiche a Monterenzio, nel Bolognese, che è un deposito interessato dalla presenza di pesci fossili. Qua ne vediamo un esempio di quelli esposti al Museo Donini di San Lazzaro. Bene, dando quindi uno sguardo ai siti con interesse paleontologico presenti sul territorio, abbiamo verificato che si tratta di decine di siti, anche se solo in un caso uno è dichiarato di interesse paleontologico. Questo però non significa che altri siti siano privi di forme di tutela, anche se la situazione varia un po', da provincia a provincia. Allora, partendo dal bolognese, abbiamo tre siti dichiarati beni culturali. Il già citato Monte delle Formiche a Monterenzio, che è l'unico dichiarato di interesse paleontologico. E poi abbiamo due grotte nelle zone dei grotti bolognesi, la grotta Serafino Calimbri e la grotta del Farneto, che sono caratterizzate da depositi paleontologici del Pleistocene superiore. Sono tutelate come beni culturali perché interessati da testimonianze di frequentazione antropica. Sempre nella zona dei gessi bolognesi abbiamo anche altri inghiottitoi e grotte con depositi paleontologici, sempre del Pleistocene superiore, sono in effetti prive di provvedimenti di tutela specifici. In alcuni casi poi sono stati anche in parte distrutti dai lavori di cava, però sono inseriti all'interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi. Abbiamo poi, sempre nel bolognese, otto geositi di rilevanza locale, e tra questi i Calanchi di Pradalbino e di San Lorenzo in Collina, nel comune di Monte San Pietro, dove tra il 1861 e il 1862 Cappellini rinvenne dei resti di delfino e lo scheletro quasi completo di una balenottera. Allora, per rimanere sempre nel bolognese, non si può non citare il contrafforte pliocenico, geosito di rilevanza regionale e già sito di importanza comunitaria. Si tratta di un complesso di affioramenti rocciosi di arenaria pliocenica lungo circa 15 chilometri che corre trasversalmente da Sasso Malconi al Monte delle Formiche e ospita una riserva naturale che è quella per l'appunto del contrafforte pliocenico. Bene, al suo interno si trova il sito chiamato Le Conchiglie, in località Lagune a Sasso Malconi, che è stato oggetto in passato di campagne di ricognizione e anche piccoli scavi da parte dell'Università di Urbino ed è raggiunto dal sentiero geopaleontologico chiamato per l'appunto Le Conchiglie, attrezzato dalla Regione Emilia-Romagna con apparati didattici, insomma, per la fruizione turistica. Bene, passiamo invece al territorio ferrarese, dove non possiamo che citare l'importante sito di Cavasei a Sette Polesine di Mondeno, perché si tratta di uno dei più importanti giacimenti paleontologici della regione, con i resti di oltre 400 vertebrati dell'ultimo glaciale e del tardo glaciale. L'area di cava è ormai esaurita, è stata colmata con un laghetto artificiale e si trova ora all'interno di un parco naturale. E avrebbe dovuto ospitare anche un museo paleontologico all'interno del centro visite, destinato ad accogliere i rinvenimenti effettuati nel sito, e anche una selezione di materiale archeologico e cinque ricostruzioni a grandezza naturale degli animali più importanti trovati nel giacimento. Però purtroppo questo progetto, anche se era arrivato ad una fase piuttosto avanzata di progettazione, non ha avuto nessun seguito e il museo non è stato realizzato. Bene, passiamo invece al Modenese, dove abbiamo quattro geositi di rilevanza locale. Tra questi le successioni pleopleistoceniche lungo gli alvei del Panaro e del Torrente Tiepido, che si trovano entrambi a Maranello, e il Sasso delle Streghe a Serra Mazzoni. Passando invece al territorio reggiano, abbiamo un geosito di rilevanza regionale, che vediamo qua in foto, la pietra di Bismantova, un geosito di rilevanza locale a Villa Minozzo e infine segnaliamo anche
anche perché prive di forme di tutela specifiche, la successione plio-pleistocenica lungo l'albero dell'Enza, le argille plioceniche della cava lungo Rio della Moia, sono tutte e due a San Polo d'Enza, e le argille plioceniche dei calanchi lungo Rio della Rocca a Castellarano. Bene, dunque questa carrellata ci ha permesso di verificare che le forme di tutela sui siti di interesse paleontologico sono di varia natura. Si va da alcuni siti che sono dichiarati di interesse paleontologico o di interesse culturale a situazioni prive di tutela specifiche, passando attraverso i geositi di rilevanza locale o di rilevanza regionale. La creazione del catasto dei geositi è una forma di tutela paesaggistica importante, ma al tempo stesso è anche un'importante forma di valorizzazione. La Regione Emilia-Romagna ha approvato nel 2006 una legge unica nel panorama nazionale, la legge 19 del 2006, norme per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate, che ha per l'appunto istituito il catalogo dei geositi, tra i quali ricadono le aree di interesse paleontologico. Lo scopo del catasto dei geositi era innanzitutto quello della loro conoscenza, indispensabile per definirne anche le esigenze di tutela e di conservazione, ma anche la possibilità di valorizzazione, il loro utilizzo didattico ed eventualmente anche la fruizione turistica. Al di là di una innegabile difficoltà anche a delimitare, diciamo, con precisione questi siti, si tratta comunque di una normativa molto importante, perché i geositi così identificati e approvati dalla giunta regionale sono inseriti nel quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Si tratta quindi di uno strumento molto importante, anche se non sempre sufficiente, soprattutto laddove ci sono delle situazioni di maggior rischio, ad esempio in siti di estrema facilità d'accesso, e in questi casi forse sarebbe più opportuno pensare ad un vincolo ministeriale. Bene, per quanto concerne invece le criticità, dunque emerse da questa rassegna sui siti paleontologici, le principali sono relative alla carenza di misure di tutela più stringenti, come possono essere le dichiarazioni di interesse paleontologico o culturale, che sono necessarie soprattutto in situazioni un po' più delicate. Allora, in questo caso la collaborazione con le università e con gli esperti della Società Paleontologica Italiana, che si sono resi disponibili a supportare l'azione di tutela delle soprintendenze, sarà fondamentale proprio a partire dall'individuazione dei contesti a cui dare priorità nella nostra azione di tutela. Ecco, invece, per quanto concerne le nuove scoperte, le principali criticità che si sono rilevate negli ultimi anni sono relative ai lavori di cava, perché spesso al di sotto di livelli che sono stati oggetto già di indagini archeologiche, perché magari presentavano appunto dei rinvenimenti antropici, al di sotto sono stati effettuati dei rinvenimenti di carattere paleontologico. Sarebbe quindi opportuno elaborare un protocollo specifico per questo tipo di attività, ad esempio richiedendo quantomeno una relazione del rischio geopaleontologico, se non elaborando una vera e propria carta del rischio. In questo caso pensiamo ovviamente a una sinergia anche con le altre soprintendenze della regione. La strada da seguire è sicuramente quella di implementare e formalizzare la collaborazione tra enti, quindi soprintendenze, università, musei, enti locali, ma anche associazioni e gruppi di volontariato. E questo consentirebbe non solo di regolarizzare, ma anche di valorizzare maggiormente l'attività amatoriale di tanti appassionati. A questo proposito concludiamo con l'esempio della ex cava Filo di San Lazzaro, con le sue alterne vicende. Il deposito paleontologico infatti fu scoperto durante i lavori di cava per l'estrazione del gesso, negli anni 50. Seguirono degli anni di scavi proprio non autorizzati, in depredazioni in certi casi, che compromisero un po' il deposito paleontologico alla fine degli anni 50. Seguì poi il blocco dell'attività di cava, l'area fu recintata e iniziò una stagione di scavi regolari seguiti dalla soprintendenza negli anni 60. 10 anni dopo, però, purtroppo ripresero i lavori di cava in modo indiscriminato e portarono proprio alla distruzione della parte superiore del deposito. E questo andò avanti fino all'inizio degli anni 90, quindi quando abbiamo la chiusura delle cave di gesso e l'istituzione del Parco dei Gessi nel 1992.
A partire dal 2002, il nuovo progetto di ricerca con gli scavi in concessione ha permesso di verificare la consistenza e anche il valore di ciò che rimaneva di questo deposito. Una fruttuosa sinergia tra enti, in primis il Museo di Preistoria Luigi Donini, il Comune di San Lazzaro, la Soprintendenza di Bologna, l'Università di Ferrara, l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale, la Federazione Speleologica Regionale, l'IBC, più tutta un'altra serie che non so da elencare, di università, associazioni, gruppi di volontariato che hanno partecipato al progetto, ha portato ottimi risultati in termini di tutela dei beni, di ricerca scientifica, di divulgazione rapida dei dati, ma anche di valorizzazione e di fruizione del contesto, che è inserito all'interno del Parco regionale dei Gessi e dei Calanchi della Badessa. Bene, con questo noi abbiamo concluso il nostro intervento. Rivolgiamo un doveroso ringraziamento ovviamente agli organizzatori. Vorrei ringraziare anche il professor Papazzoni che ha accettato di partecipare alla realizzazione di questo intervento e ai colleghi funzionari archeologi della Soprintendenza, soprattutto l'Ufficio Tutela che ci hanno supportato nella compilazione del questionario. Ringrazio anche l'architetto Punzo del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione Emilia-Romagna per un interessante e utile confronto sul tema dei geositi. Bene, grazie a tutti, noi abbiamo concluso. Forse potrei anche invitare a parlare, visto quello che ho sentito prima, e i buoni propositi, ritengo, che sono venuti sia dalla dottoressa Pizzalis che da chi mi ha preceduto, perché in effetti il mio intento era proprio quello di parlare di beni paleontologici in musei locali, cercando di ricordare che se abbiamo questo grande patrimonio, è soprattutto proprio grazie a dei piccoli musei locali. La mia presentazione, in pratica, ammesso che riesca a farla andare, verte effettivamente su questo collegamento. Ho fatto alcune piccole schede introduttive, ma non prendete paura, non voglio fare assolutamente una lezione. Volevo solo far capire, far vedere a chi appunto non ne sapesse fino in fondo cosa vuol dire fossile. Che i fossili non sono solo queste cose belle che noi vediamo, il bivalve in posizione di vita, gli ammoniti che vediamo, ma il fossile è qualsiasi traccia o resto di impronta di organismo vissuto nel passato e conservatisi fino ad oggi. Detto ciò, sfido chiunque qui andare a trovare dei reperti che non siano dei gusci o delle ossa. Gli unici che vedete sono qui in alto. Per il resto, tutte queste piccole macchiette, tutte queste situazioni che vediamo sono anch'esse di fatto dei fossili, secondo la legislazione vigente, anche se riguardano le icnofacies, cioè delle piste di nutrizione, di spostamento di invertebrati marini. Questa addirittura è quella di un riccio. È ovvio che è praticamente impossibile pensare di in qualche modo tutelare questi reperti che affiorano lungo i torrenti, perché il semplice sfacimento degli agenti atmosferici ne compromette la loro esistenza. Tuttavia, proprio per il fatto che tutto ciò che appartiene alla storia della vita del passato è fossile, possiamo dire che i fossili sono estremamente diffusi nel nostro territorio sotto diversi aspetti. Sono così diffusi che di norma vengono macinati all'interno appunto delle cave di argilla, all'interno delle cave di calcare, senza colpo ferire. Non riusciamo ad andare a tutelare in modo pregnante queste situazioni. Tuttavia, cerchiamo invece di andare a tutelare situazioni che non hanno un diretto interesse economico, che sono anche quelle forse più diffuse sul territorio, che sono quelle degli appassionati. Andiamo a vedere queste situazioni che sono non sempre, diciamo, chiare, però sono situazioni che in qualche modo nel tempo hanno costituito grandi collezioni che oggi possiamo vedere nei musei. In estrema sintesi, come ho scritto, è opinione comune che ormai la normativa, come
consente di tutelare beni paleontologici importanti se segnalati, ma d'altra parte mette sullo stesso piano quelli importanti con altri reperti di difficile tutela, come l'ichnofages o le migliaia di malacofaune fossili affioranti nella riga anchive lungo i torrenti. Tutte malacofaune che, per quanto anch'esse in qualche modo tutelate dalla normativa vigente, vengono di norma abbandonate al loro destino, passatemi il termine, e quindi alla degradazione degli agenti atmosferici o alla prima piena fluviale, perché appunto non si possono, per quanto riguarda la norma, raccogliere. Non si possono raccogliere perché per raccogliere dovremmo avere ovviamente il consenso da parte del Ministero, in quanto beni tutelati. Ovviamente sono beni tutelati altamente riproducibili, a differenza di quelli archeologici. Quello che vedete è un piccolo affioramento, un piccolo pezzo di un affioramento nel torrente Arda, dove conchiglie della stessa specie affiorano continuamente ogni piena a migliaia. Conchiglie che, se non recuperate, vengono poi ovviamente disperse dalla piena successiva. Tenete presente che è nella nostra cultura, è nella nostra indole umana scoprire, cercare, avere delle passioni che in qualche modo ci legano alla natura. Non per niente già questi reperti vennero a suo tempo in qualche modo utilizzati da chi ci ha preceduto. Sono ben note, insomma, tutte quelle che vedete qui, tutte queste tutti questi gioielli che a suo tempo appunto qualcuno pensò bene di confezionare utilizzando fossili. Qui, se ben ricordo, siamo a livello del Neolitico, mi pare. Il che vuol dire appunto che questo interesse da sempre è stato molto diffuso. Ci sono poi situazioni diverse. Ci sono situazioni dove in area alpina, per recuperare un fossile, abbiamo bisogno di scavare con mazze piccone. Ci sono invece situazioni dove nei sedimenti più oceanici i fossili affiorano e, come dicevo, vengono completamente erosi, deteriorati dagli agenti atmosferici. Mi scuso perché sono un attimo sfasato, va bene, vado avanti. Questi affioramenti appunto sono soggetti a un continuo ritrovamento che porta alla... Scusate un attimo difficoltà. Sono io proprio sfasato. Allora, riparto. Questi affioramenti sono dei soggetti che sono in continuo rinnovamento e quindi tutto ciò che affiora di volta in volta viene poi in qualche modo deteriorato vicino agli agenti atmosferici. Non voglio ripetermi oltre. Questo succede soprattutto, appunto, vi dicevo, nelle successioni più pleistoceniche che bordano il margine appenninico emiliano. Non succede invece di norma in quelli che sono gli affioramenti delle Alpi o dell'Alto Appennino. Questo che vedete è di fatto il corso del torrente Arda in due fasi successive della sua storia stagionale. Quello sulla sinistra è un evento di piena, quello sulla destra invece è il tipico evento di magra del torrente. Quello che vedete lungo le sponde in questa zona sono gli affioramenti fossiliferi. Quelli che qui vedete sono gli affioramenti fossiliferi. Ovviamente ognuna di queste piene porta via, distrugge migliaia e migliaia di reperti fossili. Sono migliaia di reperti fossili che vanno dispersi e che non sappiamo affatto che natura abbiano. Potrebbero esserci effettivamente all'interno dei bellissimi resti di malacofaune o di vertebrati che non conosciamo. Ma purtroppo questo succede. Al termine delle piene, infatti, si rimangono dei grandi brocchi crollati. Vediamo quella che è la situazione lungo il torrente, dove, oltre ai blocchi crollati, vediamo dei livelli pieni zeppi di conchiglie fossili. Vediamo addirittura i conchiglie fossili ormai facenti parte di quelle che sono le ghiaie del torrente e quindi quelle che saranno in futuro macinate insieme alle ghiaie. Tutto questo succede a meno che qualcuno non monitori costantemente quegli affioramenti. Affioramenti che hanno questa necessità proprio perché soggetti frequentemente a questi eventi atmosferici. Ovviamente
Il monitoraggio non può prevedere la raccolta di tutto quello che affiora, è impensabile, non è fattibile, non è educativo e soprattutto sarebbe controproducente. Il monitoraggio deve ovviamente essere un monitoraggio teso e ben mirato a vedere cosa affiora e all'interno di quello scegliere quelli che sono i reperti di maggiore interesse scientifico oppure di peculiare valenza museologica, per poterli recuperare e portare ovviamente in un museo per la loro conservazione. Tutto questo, vi dico, è un qualcosa che a volte ha bisogno di tempi, di tempistiche strettissime, come nel caso di questo che vedete, dove a un certo punto lungo lo stirone affiorarono delle vertebre di cetaceo. La piena si stava alzando, siamo corsi, abbiamo messo delle reti, abbiamo cercato di inventarci qualcosa per evitare che quei reperti fossero portati via dalla corrente e ci riuscimmo, li abbiamo poi recuperati. Tutto questo perché quelli erano dei reperti ovviamente non riproducibili, sono reperti abbastanza rari, quelli dei vertebrati, cosa diversa, come dicevo, da quelli che sono invece i reperti delle malacofaune fossili che affiorano a migliaia. Questa però frequenza di fossili proprio lungo il Piede Appennino e lungo i nostri torrenti e nei calanchi dove di norma molte persone vanno anche a passeggiare, ha fatto sì che nel tempo appunto si formassero diverse associazioni, come detto voi, associazioni di paleontofili che in qualche modo sono state promotrici dei musei locali, iniziando proprio con delle mostre permanenti, come vedete questa piccola mostra del Museo dei Fossili di Fidenza nel 1980, addirittura il gruppo paleontofilo Fidentini è a quel gruppo che si deve la promozione dell'area protetta attualmente in essere sul Parco dello Stirone. Iniziarono in questo modo con delle piccole raccolte, ospitate in piccole stanze o nei garage, per poi confluire invece in quelli che vedete qui una panoramica, sono tutti i musei paleontologici che abbiamo in Italia. Ognuna di queste caselline è uno dei musei paleontologici italiani. Musei con ruolo fondamentale appunto è quello di non solo di sicuramente preservare il bene, ma è quello di in qualche modo offrire una crescita culturale fruitore, e quello che noi dovremmo riuscire a fare attraverso i musei è anche di favorire una diversa socialità di quella proposta del web e dei mass media, organizzando degli incontri sul territorio proprio per vedere questi reperti, per vedere come si possono recuperare e per vedere dove devono andare una volta recuperati, che non devono essere appunto in una cantina. Musei, che se formalmente riconosciuti, sono un polo attrattivo per tutti coloro che vogliono donare reperti, il loro possesso al fine di garantire degna conservazione nel tempo. In tal senso, in pratica, i musei che possono incamerare in facilitate le collezioni con l'appoggio di una disciplina normativa esaustiva, premiante e non coercitiva, cioè dare uno strumento ai musei locali affinché possano in qualche modo incamerare tutte quelle piccole collezioni diffuse che ci sono ancora sul territorio di persone che fino magari a 20 anni fa andavano a recuperare i fossili e che adesso, divenute anziane, pensano di donare quella collezione affinché non vada persa nel tempo. Questo è un esempio, è la collezione di questo Luigi Boldrini, detto Gigino, un minatore, una persona normale come tante, che appunto recuperò questi reperti in una cava di lignite. Senza Luigi Boldrini questi reperti non ci sarebbero, noi oggi non li avremmo. Analogo situazione è per tutti i Gigini, analoga situazione per tutti i Gigini che sono sparsi in Italia. Ce ne sono tantissimi. Noi in ambito locale, nel Parmense, abbiamo Angelo Orti, gruppo, presidente del gruppo paleontofilo Fidentini, ai quali appunto si deve, come dicevo, l'istituzione del Parco Naturale dello Stirone, Parco Geologico, scusatemi, dello Stirone del Piacenziano. Abbiamo Raffaele Quarantelli e Martini, ai quali si deve il rinvenimento di 5 cetacei, tra cui l'olotipo di una balena, la Pelagio Balenottera Quarantelli, e di una tartaruga marina, oggi conservati al MUBAB. Tutti questi reperti non ci sarebbero se queste persone, a livello di volontariato, non avessero pattugliato il territorio. Come vedete, sono reperti unici,
vertebre di dente di squalo con in mezzo uno squalo, il dente di uno squalo probabilmente che ha predato un suo simile, resti di uno spari bellissimi, resti di pesci e quello che è il, quelli che sono i resti della grande biodiversità di molluschi del Mediterraneo nel Plioplistocene. Tutto questo materiale sarebbe andato perso, compresi questi stupendi echinodermi, se qualcuno non avesse monitorato costantemente quegli affioramenti e non avesse in qualche modo recuperato per poi non tenere in cantina, ma in qualche modo far sì che tutta la popolazione potesse godere di quel bene andando in qualche modo ad esporli. In locali come al solito all'inizio sempre fatiscenti, ma poi piano piano col tempo divenuti appunto dei musei locali. Noi dobbiamo in qualche modo, a mio parere, cercare proprio, come diceva chi mi ha preceduto, cercare di incrementare questa collaborazione, cercare di capire come dal mondo del volontariato, se serio e se opportunamente formato e guidato, si possa trarre un grande vantaggio per il bene pubblico. È fondamentale, secondo me, questo aggancio, perché altrimenti non riusciremo più ad avere situazioni di questo tipo. I funzionari pubblici sono ridotti al minimo, come avete detto voi, a volte non hanno competenze, ma soprattutto sono delocalizzati, spesso e volentieri non sono sul territorio. La maggior parte di questi fossili è stata recuperata tra un evento di piena e l'altro, quindi un pronto e via, in barba ovviamente alla normativa vigente, questo sì, in barba alla normativa vigente. Ma è stato l'unico modo per queste persone per recuperare quel materiale e perché esso arrivasse a noi. Dobbiamo superare questo gap, dobbiamo riuscirci, dobbiamo far sì che il tutto sia condiviso e possa scorrere su canali ben definiti, questo sicuramente. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio tra quello che si può fare e quello che a volte è opportuno fare, ma è fondamentale trovare una soluzione in questo binario. Solo così potremo avere diciamo un migliore riconoscimento da parte dell'opinione pubblica, potremmo avere una grande collaborazione da parte di essa e potremmo essere effettivamente dall'opinione pubblica riconosciuti come coloro che tutelano, preservano e conservano questo importante patrimonio nazionale. Vi lascio, scusatemi il caos che ho avuto prima, ma ho avuto un momento di sfasatura. Mi è capitato adesso, mi scuso. Grazie. Io intanto ringrazio per questa opportunità. Faccio come sempre i complimenti a chi mi ha preceduto, soprattutto all'amico Gianluca, con il quale condivido da decenni ormai, questo la dice lunga sulle nostre età, l'attività legata ai musei. Allora, per questo intervento, che vuole essere più che altro una testimonianza più che un intervento, la prenderò un pochino lontana, ma non vi preoccupate, soltanto per dare qualche... La prendo lontana nel senso che volevo partire dalle prime collezioni che sono state realizzate, costruite sul territorio a partire dal 1793 Cortesi, al cui è oltretutto intitolato il Museo di Castellarquato, che era un cancelliere del Tribunale di Piacenza con sede pretura Castellarquato, che collezionò un paio di raccolte molto significative. Una di queste venne acquistata e finì a Milano. Fortunatamente venne descritta da Cuvier, per cui le tavole del Balenotterite di Cortesi sono figurate, perché poi tutta la collezione, come molti di voi sanno, andò perduta durante la Seconda Guerra Mondiale. Sempre per quello che riguarda collezioni passate dell'area di Castellarquato, sicuramente significativa è anche in questo caso la balenottera, tra virgolette balenottera, di Podestà. Questa balenottera è ancora conservata all'Università di Parma,
Ci sono dei documenti appunto che seguono un pochino tutto l'iter di trasferimento del reperto e è bella la citazione che fa Strobel nella sua iconografia comparata del 1881 che dice intorno al 1852 vennero acquistati, qui allora si acquistavano le collezioni per il Gabinetto di Storia Naturale dell'Università, ma pagati dopo il 1859, quindi oltre ad essere un grande paleontologo era anche da un punto di vista burocratico molto molto specifico nelle cose. Ecco, il reperto che invece rimase è tuttora conservato a Castellarquato è questo, è uno scheletro di balena rinvenuto sui calanchi di Monte Falcone, anche in questo caso questo era proprio un appassionato che andava lui a scavare, e che era questo Antonino Menozzi che era il farmacista del paese. Le date sono 34-36 perché quello che vedete a sinistra è uno scatto fatto nel 36 quando lo scheletro è stato, lo scasso praticamente prima del recupero è stato completato, ma lui già nel 34 aveva iniziato a fare questo scasso, poi l'inverno ha portato a una frana nella parte superiore del calanco e quindi tutto si era ricoperto e quindi ha dovuto ricominciare da capo e questo intervento è durato un paio d'anni. Questo anche per ricordare quello che diceva Gianluca prima sul fatto della necessità un po' a volte di dover intervenire in emergenza, in questo caso non sarebbe stato possibile far diversamente, comunque diciamo che il calanco è sempre un bel problema da gestire e questo reperto è oggi conservato nella sala dei cetacei là in fondo, nella vetrina che c'è là in fondo a Castellarquato, e le aree diciamo dei ritrovamenti principali sono relative praticamente alla Val d'Arda e alla Val Chiavenna, che è una vallecola laterale. Quello che vedete in alto a sinistra è un po' l'anfiteatro di Montegiogo che fa da cornice al paese che c'è sotto, che è Lugagnano Val d'Arda. Sulla destra invece abbiamo la voragine di Montezago dove sono stati fatti ritrovamenti a più riprese, uno anche abbastanza recente che poi vi faccio vedere, poi Monte Falcone che è diciamo una delle località tipiche in questi anni particolarmente inerbite, ma anni precedenti invece luogo anche questo di ritrovamenti non soltanto di vertebrati marini ma anche e soprattutto di una ricca malacofauna. Ecco, diciamo che il primo ritrovamento a cui gestito praticamente dal Museo Geologico è stato questo del 1983, un cranio di balenottera sui calanchi ritrovato da queste tre persone che sono Roberto Volpi, Pietro Volpi e Luigi Rusconi. Luigi Rusconi era un appassionato, andava sul territorio ma era interessato a tutto quello che riguarda le scienze naturali, quindi non soltanto il discorso dei fossili, e raccoglieva soprattutto materiale affiorante, quindi non era un vero e proprio paleontofilo, ecco. E la segnalazione è stata quasi tempestiva, bisogna dire che di segnalazioni nel tempo ne sono state fatte molte, diciamo che perché molte volte si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un osso o qualcosa del genere quando invece si tratta di concrezioni oppure di parti di vegetazione, quindi però lo scavo è stato iniziato, oltretutto è stato iniziato praticamente senza avere un finanziamento perché è stato gestito praticamente con i volontari. La partenza chiaramente, poi l'ho messo in una slide successiva, comunque sempre segnalazione alla sovrintendenza, messa in opera delle forze dell'ordine, nella fattispecie sono sempre carabinieri o una volta era anche forestale, adesso carabinieri forestali. E il museo già in quegli anni aveva una collaborazione con alcune università, fra cui l'Università di Modena, e abbiamo avuto la grossa fortuna da un punto di vista tecnico e anche umano quella di avere con noi per due mesi, perché lo scavo è durato due mesi, Pietro Rompianesi, che era un tecnico dell'università e che è stato sicuramente un grande divulgatore, anche perché nei due mesi di scavo ogni tanto qualcuno veniva
incuriosito e quindi faceva anche praticamente delle lezioni, questo è stato molto bello. I volontari facevano parte di due associazioni che c'erano sul territorio, che si sono poi via via legate sempre di più al museo. Gruppo La Xenofora, che era più proprio in Val d'Arde, poi il gruppo mineralogico paleontologico piacentino, che era Piacenza. Indispensabile è stato però l'intervento dei vigili del fuoco, se no quella balena sarebbe ancora lì. I vigili del fuoco che prima hanno fatto un tentativo con un elicottero, poi il comandante mi aveva detto: guardi, se devo andare a salvare una persona provo, ma per tirare su quella cassa lì così pesante poi rischiamo anche noi, per cui la spostate in un altro modo. Ma non è stato assolutamente un problema, la cassa è stata portata alla base del Calanco, da lì sono altri 500-600 metri su una specie di reggia tirata da un cingolato del contadino che abitava a valle e che ci ha ospitato tutti quelli che hanno fatto lo scavo in quei 2 mesi. E quindi il reperto poi, queste sono alcune fasi, quella è la cassa e questo è il primo trasferimento del cranio in museo, che allora aveva ancora sede nel Torrione Farnese, quindi un edificio un pochino anche bello da un punto di vista architettonico, ma sicuramente angusto. Poi negli anni 90 il museo è stato trasferito invece nell'ospedale Santo Spirito, che è un edificio del 600 che però è molto più... ha delle sale ampie, quindi va benissimo per permettere l'ostensione anche di grandi vertebrati. Non sono passati molti anni, un'altra segnalazione, questa volta è di un appassionato di Parma che si chiama Carlo Cavalli, a Monte La Ciocca. Qui l'intervento è stato molto più semplice perché c'erano praticamente... Lo scheletro era molto frammentato, per cui si potevano fare dei blocchi abbastanza limitati, cosa che invece sul cranio di Rio Carbonari era praticamente impossibile. Alcuni anni dopo anche un cranio incompleto di un delfinide, che non ho messo perché sarebbe inutile, no? Fare proprio una carrellata porterebbe via del tempo e non avrebbe significato in questo contesto. Come vi dicevo prima, i ritrovamenti tutti e le segnalazioni e tutta la pratica, diciamo, per il recupero del materiale viene sempre fatta dietro autorizzazione e coordinamento della competente, che allora era Soprintendenza ai Beni Archeologici, come allora erano le segnalazioni a vigilanza del sito, venivano fatti dai carabinieri e dalla forestale. Adesso l'intervento è fatto quasi sempre dalla forestale, dai carabinieri forestali, scusate. Nel 2009 forse uno dei ritrovamenti più significativi, questo la dice lunga anche sull'importanza dei siti, che dalla metà degli anni 90 rientrano prima in una riserva, che era quella diretta dal dottor Raineri, e poi in anni più recenti la riserva di Piacenziano è stata accorpata, è diventato praticamente il parco regionale dello Stirone del Piacenziano, quindi è un'unica area molto vasta con localizzazioni a pelle di leopardo per la tutela delle aree più importanti, ma questo non toglie che ci siano zone magari anche extra riserva, extra parco, dove emergono dei reperti interessanti. Ecco, questo nella fattispecie era un delfinide, in questo caso anche qui era veramente il posto era ancora più impervio, anche qui due volontari, Paolo Umili e Paolo Evangelista. Paolo Umili è diventato poi nel tempo praticamente un... tiene sotto monitoraggio le aree soprattutto relative all'Arda e ai calanchi vicino a Castello Arquato, quando dopo gli eventi atmosferici, di modo che ci sia qualcuno che, perché il sottoscritto arriva sempre dopo, poi magari quando c'è da finire su un giornale ci finisco io, però il lavoro lo fanno gli altri. Il recupero in questo caso l'ha fatto l'allora riserva del Piacenziano e nella fattispecie lo scavo il dottor Raineri. In questo caso la collaborazione con i vigili del fuoco si vede benissimo, perché quell'elicottero rosso
l'elicottero del soccorso dei vigili del fuoco di Bologna, che non è venuto apposta, perché uno potrebbe dire si spendono soldi pubblici per fare un recupero di una. Ecco, nei voli usuali per far andare i motori, invece di fare un'altra tratta, hanno fatto questa tratta e sono venuti a recuperarlo in un modo perfetto, per cui in questo caso la cassa non c'era il rischio di parete a fianco, perché hanno mandato giù un vericello che ha permesso di caricare la cassa. Chiaramente abbiamo dovuto fare la cassa in modo che fosse bilanciata, perché vi dico che quando si è staccata dal suolo io ero un pochino preoccupato, perché ho detto qua se... E invece è andato tutto bene. Prima è stata portata nella caserma di carabinieri di Lugagnano, la stazione carabinieri di Lugagnano, e successivamente, dopo l'autorizzazione sovrintendente, nel museo di Castel Arquato, dove abbiamo iniziato a fare, a predisporre il lavoro di restauro, che era abbastanza complesso. Il lavoro di restauro in questo caso è stato finanziato dall'Istituto Beni Culturali. Devo dire che la regione segue sempre con attenzione le attività del museo, e questo, ma non solo la regione, perché devo dire che quando c'è bisogno, insomma, sono sempre tutti molto disponibili, ecco. Però direi che la regione è quella che da un punto di vista economico dà più finanziamenti consistenti, che peraltro noi gestiamo sempre delle cifre molto limitate, vi assicuro. Il restauratore è stato Paolo Reggiani, che ha questo Paleo Stadi e lavora soprattutto con il Museo di Venezia. Ha fatto un ottimo lavoro, che lo potete vedere nell'immagine in fondo a destra, quella di destra, dove si vede bene anche soprattutto il cranio. Il cranio che anche attualmente, sia dal 2019, voi direte tempi ne è passato di tempo, però queste cose sono lente, poi se si vogliono far bene bisogna cogliere anche i tempi giusti. E è stata fatta una tomografia computerizzata in ospedale. Allora c'era una sezione radiologica all'ospedale di Fiorenzuola d'Arda, che sono praticamente 9 km dal museo di Castel Arquato, e il reperto attualmente è in fase di studio da parte di Michelangelo Bisconti dell'Università di Torino, che ha seguito anche praticamente ha studiato tutti i reperti che noi abbiamo in museo. Io adesso non sono entrato nel discorso tassonomico, ma lì ci sarebbe diverse cose da dire, ma penso che nelle giornate successive ci sia modo poi anche di approfondire alcuni di questi punti. Non avremmo mai pensato di avere dei reperti importanti anche dal torrente Arda, che è il torrente che scorre a lato di Castel Arquato, e diciamo proprio a valle del borgo. Le immagini che ha fatto vedere il dottor Raineri prima si riferivano soprattutto alla parte dove ci sono i calcareniti appena a valle del ponte. In questo caso invece siamo molto più a valle. Sono stati scoperti dei reperti riguardanti le faune del Quaternario. Scopritore anche in questo caso è Paolo Umili, che appunto, come vi dicevo, teneva monitorate anche queste aree, e i recuperi sono stati curati anche in questo caso dal dottor Raineri, quindi dalla riserva del Piacenziano. E per dare un'idea dell'importanza del giacimento, cito il professor Sala, che sicuramente tutti lo conoscono, è un giacimento di importanza quantomeno nazionale, con una fauna diversificata composta da rinoceronti, orsi, cervi, bovidi e suidi. Ecco, da qui poi sono nel tempo, perché la prima segnalazione, il primo recupero è proprio del 2009, è stato veramente un anno di grazia, perché è uscito sia il delfino che che tutte queste faune nell'Arda. E uno dei crani poi sono stati sistemati quasi tutti. Questo è stato restaurato dal dottor Bona, che è collabora sia con l'Università di Milano che con il Museo Geologico. E per dirvi la tempestività con cui a volte bisogna intervenire, quella è una mandibola che era in pieno dentro il torrente, quindi voleva dire che lì pioveva, il giorno dopo non c'era più niente. Mi vado verso le conclusioni, quindi segnalo in tutti questi anni un ottimo rapporto
franco, perché non è che sia andato sempre a rose e fiori, nel senso che abbiamo avuto anche dei momenti in cui posizioni, diciamo, idee un pochino differenti, ma sempre con un estremo rispetto e soprattutto direi che l'obiettivo comune è sempre stato quello di portare a beneficio della collettività quello che si recuperava. E una di queste diciamo sinergie è sicuramente quella, ad esempio, della carta geologica del Piacenziano stampata, perché io ho il vizio, adesso noi siamo in attraverso il web, ma io sono ancora molto rimasto al cartaceo, per cui c'è l'edizione online, però c'è anche l'edizione cartacea di questa carta del Piacenziano, e questo è un altro regalo che il Servizio Geologico della Regione ha fatto al museo in occasione dei 50 anni della sua costituzione effettiva, perché il museo c'è dagli anni 20, però diciamo che l'anno di istituzione ufficiale nel comune di Castellarquato nel 1961. Mi permettete, perché io ho messo dei nomi, però volevo mettere anche delle facce. Ecco, queste sono due persone che oltretutto non ci sono più. Quello di sinistra è mancato proprio pochi anni fa, Oscar Gandini, e quello di destra è Mario Della Marta. E il ruolo determinante dei volontari, l'ha già detto Gianluca, vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo prima, ma lui li conosce bene, anche queste persone. Oscar Gandini, io, Museo di Castellarquato, ho diverso materiale di Gandini relativo al quaternario del Po. Poi lui aveva raccolto sempre, soprattutto dopo le piene, a destra vedete Mario Della Marte proprio in occasione del recupero vicino a Monticelli di Dongina, che è quindi lungo il Po. E Oscar Gandini lui è mancato, presso la sua abitazione c'è la sua collezione, che è inventariata presso il Museo di Castellarquato, là oltretutto le schede le ha fatte il dottor Bona, che è uno specialista del settore, e il materiale è stato tutto inviato a suo tempo, naturalmente, alla sovrintendenza di Parma e Piacenza. Le ultime due cose, ho parlato sempre di cetacei perché sono quelli che mi stanno più a cuore, ma e non solo, perché poi ho parlato anche di altri vertebrati, però vi segnalo queste due cose qui in basso, perché le due immagini in basso che sono significative anche loro e fanno parte di due raccolte. Quella di destra è, a dire la verità, è una tenotocenosi recuperata da Mario Della Marte in Valchero, quindi una valle limitrofa alla Valdara, ma è significativo quello di sinistra, perché questo Giancarlo Rebecchi trovò questo bellissimo granchio esattamente sotto il ponte dell'Arda, prima dei lavori di regimazione diciamo una quindicina d'anni fa. Il genio civile per ragioni di salvaguardia delle sponde, perché soprattutto sulla sinistra insistono degli edifici, e quindi ha dovuto fare un grosso intervento. Ecco, prima di questo grosso intervento questo signor Giancarlo Rebecchi portò in museo, perché l'aveva trovato a poche decine di metri a valle dell'arco. Era senza la chela sinistra, no scusate, senza la chela destra. Io gli dissi, beh, peccato che non ci sia che la morale. Come un cane da trifola continuò a setacciare l'area e poi mi portò a distanza, questo di più di 20 giorni, anche la chela mancante, che l'aveva trovata a valle, proprio per quel famoso discorso che diceva il dottor Raineri prima, del fatto che poi le piene, voi avete visto che razza di differenza c'era nelle due immagini che ha fatto vedere prima Raineri dell'Arda, quando è in piena fa veramente paura e ai fossili se li porta via. Io vi ringrazio, scusate se sono stato un po' lungo. Non so se avete notato, non ho scritto paleontofili nella diapositiva precedente, ma ho preferito scrivere appassionati, perché ho sempre trovato fortunatamente, da quel punto di vista sono sempre stato molto fortunato, ho sempre trovato delle persone che erano particolarmente appassionate
per il bene paleontologico. E fortunatamente, ma questo anche attraverso appunto frequentazioni che sono continuate nel tempo, grazie soprattutto anche al fatto che questi appassionati sono stati messi anche in comunicazione con specialisti delle varie università, adesso l'Università di Milano, l'Università di Bologna, l'Università di Modena, quando c'era stato il discorso dello scavo della balena. Quindi tutto questo è servito per costruire, e quindi penso che sia utile andare in quella direzione lì, chiaramente avendo dei paletti corretti, perché nessuno deve sì, è giusto che le leggi vengano rispettate, che quindi, ma che tutto venga a beneficio soprattutto della collettività. Grazie. Buon pomeriggio e ringrazio gli organizzatori, in particolare la professoressa Angiolini, per l'invito e per aver voluto ripetuto questa tavola rotonda e per averla riproposta con tenacia dopo l'interruzione causata dalla pandemia. E io sono convinto che l'azione di sensibilizzazione portata avanti in questi anni dalla società paleontologica sia davvero importante e anche per questo ho colto davvero con piacere la notizia della costituzione del gruppo di lavoro ministeriale e le prime iniziative di cui hanno riferito le colleghe Valeria Conci e Federica Pizzalis nell'intervento di apertura e su cui sul cui lavoro personalmente ho moltissima aspettativa. E quando nel settembre 2019 è stato contattato per la prima volta per partecipare a questo confronto, ero ancora in servizio nella soprintendenza di Parma e Piacenza e avevo appena scoperto i depositi del Piacenziano che hanno appena fatto vedere Gianluca e Carlo. E, oggi lavoro su un territorio diverso, prevalentemente alpino e prealpino, dove ovviamente i giacimenti hanno caratteristiche in gran parte differenti. In entrambi i casi però, occupandomi di tutela paleontologica, mi sono reso conto che la natura dei beni paleontologici tende a forzare definizioni normative attuali e mettere in crisi le prassi amministrative. E per questo motivo ho pensato che potesse essere utile fare una riflessione più generale, non direttamente collegata agli aspetti territoriali, nella speranza che possa dare un contributo al dibattito finale. Ovviamente rispetto agli interventi precedenti sentirete ripetere alcune cose, ma spero che non sia un problema. La seconda parte dell'intervento, la collega Barbara Grassi, parlerà invece di aspetti più specifici della tutela paleontologica in Lombardia occidentale e in particolare del sito UNESCO di Monte San Giorgio. E allora non sto a ripetere il discorso sul fatto che il Ministero prevede i ruoli un funzionario paleontologo che ha determinate mansioni, visto che è stato già detto da diverse persone. E sappiamo benissimo che nonostante sia previsto non ci sono praticamente funzionari paleontologi in servizio attualmente nel Ministero probabilmente questa situazione è destinata a cambiare. Io me lo auguro. In questo caso il merito andrà sicuramente all'azione della società paleontologica italiana. Allo stato attuale la tutela archeologica è una tutela paleontologica fatta da archeologi. È una cosa che è stata ribadita anche oggi. Se ci fossero qualche dubbio, basta guardare i relatori di parte ministeriale a questa tavola rotonda. Non è d'altronde, come ha ricordato anche tutti, una situazione degli ultimi anni, ma da sempre diciamo i fossi della tutela paleontologica sono occupate le ex soprintendenze archeologiche prima della riforma. E da archeologo io direi che dal punto di vista scientifico questa consuetudine non ha fondamenti. Esiste una limitata sovrapposizione disciplinare, magari per i contesti pleistocenici che hanno industrie paleolitiche, insomma, ma d'altra parte davvero non ha fondamento. È una situazione analoga a quanto succede per esempio in ambito ministeriale per i beni demo etnoantropologici, di cui tradizionalmente si sono sempre occupati le storici dell'arte invece che gli antropologi, nonostante negli ultimissimi anni sia iniziato un po' a cambiare. E quindi della tutela si sono sempre occupati gli archeologi, con di certo l'aiuto fondamentale di paleontologi, ispettori onorari come Carlo e Gianluca e con gli esperti come da ultima circolare
In particolare in Lombardia, noi diciamo, collaboriamo molto strettamente col professor Marco Balini, che davvero ringrazio qui per tutto l'aiuto che dà. Il fatto che della tutela, il fatto banale che della tutela paleontologica si siano occupati sempre gli archeologi, di fatto comporta però alcune conseguenze. Alcune conseguenze che derivano fondamentalmente da differenze disciplinari che esistono tra l'archeologia e la paleontologia. Allora, ripartiamo, ovviamente i riferimenti legislativi ignorati, visto che sarà la quarta volta che vengono riproposti, ripartiamo da dove ha lasciato, dove ha finito Gianluca, Gianluca Raineri, a cui in qualche modo diciamo rispondo con questo intervento. Allora, la legge dice che qualsiasi, come è stato già ricordato, che qualsiasi fossile, indipendentemente dalla dimensione, dalla frequenza, dallo stato di conservazione della proprietà, è sempre un bene culturale. E ovviamente questo è uno dei punti più discussi, e lo è stato anche oggi. Perché? Perché essendo sottoposto alla normativa di tutela, ovviamente per fare qualsiasi cosa, per spostarlo, per detenerlo, per studiarlo, per prepararlo, è necessaria un'autorizzazione. E non sto a ripetere il discorso, diciamo, della rappresentatività di una specie. Di una specie, perché è stata illustrata molto bene da Gianluca nel suo intervento. Io sicuramente sono d'accordo nel convenire che probabilmente un mollusco dell'ardo dello stilone o una monite delle formazioni del rosso ammonitico sinceramente possa in sé non avere un valore, un potenziale informativo eccezionale, quindi possa essere considerato una di valore scientifico, diciamo, minore, e come tale capisco chi propone di introdurre una gradualità e considerare bene culturale solo quei fossili che presentano un grande interesse o un eccezionale valore in assoluto rispetto al contesto. E la normativa è appunto identica dal punto di vista per i beni, le cose di interesse archeologico, da cui evidentemente la norma è derivata direttamente. E nel caso, come ricordavano anche le colleghe all'inizio, nel caso dei reperti archeologici questo approccio però è giustificato. Ogni reperto in ambito archeologico rappresenta il frutto di una determinata attività umana avvenuta in un momento preciso del tempo e dello spazio, e come tale possiede un potenziale informativo sia in se stesso sia rispetto al contesto di rinvenimento. Quindi in questo senso anche un reperto molto diffuso come potrebbe essere il frammento di un'anfora in realtà non viene mai giudicato di potenziale informativo nulla, e quindi è sempre considerato di interesse culturale. E quindi se anche in alcuni casi è possibile pensare che un fossile non sia così significativo da essere sottoposto a tutela in assoluto, ovviamente non rispetto alla legislazione corrente, e così come avviene nella legislazione di altri stati dove è possibile anche commerciare, prelevare, raccogliere e vendere fossili, in realtà penso che la soluzione migliore non sia introdurre una gradualità e applicare a priori alla qualifica di bene culturale, quanto piuttosto introdurre, questo perché avrebbe bisogno, diciamo, porrebbe immediatamente un problema di chi decide di volta in volta l'interesse, in che zona, con che modalità operative. La cosa su cui si può invece sicuramente lavorare è cosa fare una volta che il fossile è stato acquisito nel patrimonio, insomma è stato riconosciuto come bene culturale, cioè attivare tutte quelle una serie di misure per cui esistono già le disposizioni normative, ma magari manca la prossima amministrativa, e fare in modo che questi reperti non giacciano in depositi, ma vengano magari affidati a musei, a istituzioni, a privati, anche solo consegnati ai privati. L'altro punto, diciamo, toccato da Gianluca, che comunque è chiaramente connesso alla qualifica di bene culturale, è la questione dell'attività di ricerca. L'ha ripetuto più persone, ricerche archeologiche sono riservate al Ministero, il Ministero la può dare in concessione. Prima si suggeriva che se Quarantelli non avesse fatto ricerche non autorizzate, o se gli altri appassionati non avessero fatto ricerche, noi avremmo perso
molti degli esemplari magnifici che sono stati presentati. Questo è verissimo, così come è vero che la naturale azione di torrenti dilava moltissimi depositi. È un'argomentazione che viene proposta in realtà in maniera identica anche per i beni archeologici. Ci sono infatti numerosi appassionati organizzati più o meno in gruppi che hanno svolto in passato e vorrebbero continuare a svolgere sondaggi, scavi e ricerche di superficie. La riserva dell'attività di ricerca però è frutto di una cautela che è soprattutto scientifica. Delle ricerche archeologiche o paleontologiche si devono, secondo a mio avviso, occupare soggetti qualificati in grado di intervenire nel migliore dei modi possibili per tutelare i beni. Se la ricerca fosse libera, magari avremmo sì senz'altro qualche scoperta in più, ma anche moltissimi reperti archeologici, moltissimi fossili che riempirebbero gli scaffali di depositi di musei e di sovrintendenze, perché magari sono stati raccolti senza nessun progetto scientifico. Questo ovviamente non vuole essere assolutamente una critica alla problematica che ha posto Gianluca, perché peraltro è una cosa assolutamente che condivido, quindi non è una rinuncia al monitoraggio. Non è necessario di monitoraggio e anche di coordinamento di quello che possono essere forze della società. Penso però che sia nell'ambito archeologico che paleontologico ci sia stato un periodo formativo eroico che ha portato alla costituzione di collezioni anche importanti, ma che sia un momento di puntare al riconoscimento della professionalità e di valorizzare percorsi di studio anche per dare uno sbocco lavorativo, insomma, ai molti giovani che si formano ogni anno nell'università. E concludo con un'ultimissima riflessione, sempre diciamo in termini di rapporto tra archeologi e paleontologi. Spesso le segnalazioni fossili avvengono quando ancora queste sono inglobate in formazioni rocciose, talvolta la segnalazione segue subito una richiesta di magari di studio o di prelievo. E ci sono occasioni in cui questo è assolutamente motivato da ragioni di conservazione o di possibili danneggiamenti, altri in cui invece la richiesta è motivata dall'interesse scientifico di chi lo sottopone, che per carità è assolutamente comprensibile. E richieste analoghe anche in questo caso avvengono anche per contesti archeologici, ma in questo caso le decisioni sono più che normative o procedurali, esclusivamente scientifiche. Se nel caso dei beni archeologici un funzionario archeologo ha una preparazione certo non infallibile, ma almeno diciamo coerente con l'oggetto della richiesta, nel caso di beni paleontologici la decisione scientifica è sempre mediata dalla collaborazione di una personalità esterna. E certamente gli esperti e gli ispettori onorari, con gli esperti e gli ispettori onorari esiste un rapporto di fiducia consolidata e non è in discussione la loro buona fede, ma il fatto che l'ufficio della sovrintendenza non sia autonoma nella decisione, come anche il ricorso diciamo strutturale a esperti, è secondo me un problema diciamo di autonomia dell'ufficio. Un problema analogo si potrebbe porre nel caso di declaratorie di vincoli di natura paleontologica. Allora, concludo davvero perché il tempo è poco, lascio la parola alla collega. Ho ripetuto cose già dette, spero di non aver detto troppe banalità, ma quello che ci tengo a dire è che il contributo degli archeologi alla tutela paleontologica è stato fondamentale, ma a mio avviso oggi è francamente anacronistico. Non perché gli archeologi in assoluto, non perché pesi agli archeologi di occuparsi di tutela paleontologica, ma perché, come dicevo anche prima, non è davvero giustificato dal punto di vista scientifico. A ruoli invertiti, sinceramente, io non vedrei con molto favore dover chiedere a un paleontologo il parere scientifico per poter scavare un sito archeologico. Il Ministero della Cultura è nato come Ministero Tecnico ed è formato da personale con altissima specializzazione. Sapete bene che per diventare funzionari tecnici del Ministero non basta la laurea, ma occorrono titoli post laurea, quindi dottorato o specializzazione. E quindi davvero secondo me è il momento che il Ministero recuperi anche in ambito paleontologico questa vocazione e che gli archeologi possano finalmente passare testimone della tutela paleontologica a paleontologi che operano dall'interno del Ministero e possano instaurare tutte le collaborazioni di cui si parlava prima. Grazie. Cedo la parola alla collega Barbara Grassi che presenterà alcune delle iniziative messe in campo sul sito di UNESCO di Monte San Giorgio.
Allora, mi unisco ai ringraziamenti del collega e desidero iniziare il mio contributo con un doveroso ricordo della figura di Angelo Maria Ardovino, soprintendente archeologo della Lombardia per circa 15 anni, dal 1989 all'inizio del 2005. Nel 2004 mi aveva dato preciso compito di lavorare per l'iscrizione del sito paleontologico del Monte San Giorgio nella World Heritage List dell'UNESCO come sito transnazionale italo-svizzero, in particolare per il suo patrimonio geopaleontologico. Rappresenta uno dei più importanti e ricchi giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio, un'epoca geologica, come tutti sapete, compresa circa tra i 247 e i 237 milioni di anni fa. Il lato svizzero era stato iscritto l'anno prima, nel 2003, e il soprintendente Ardovino, archeologo, nella linea culturale che intendeva impartire all'ufficio, aveva proprio come priorità quella di valorizzare a livello internazionale il patrimonio fossilifero della provincia di Varese, riconoscendone l'importanza. Abbiamo ubbidito. L'iter di candidatura è stato piuttosto lungo e ha visto una serie di azioni volte a produrre tutta la documentazione necessaria all'iscrizione UNESCO. Non banale è stata la perimetrazione del sito con la necessaria distinzione in core zone e buffer zone. È stato creato il dossier di candidatura grazie alla collaborazione tra studiosi italiani e svizzeri, Andrea Tintori, che era consulente paleontologo nominato dal Ministero per la Lombardia e anche professore Lumini, era coadiuvato dall'architetto Alberto Marchi e per la parte svizzera Marcus Felber. Dopo varie ispezioni UNESCO, finalmente nel 2010 anche il versante italiano è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale ed è il 45esimo ben iscritto, il terzo bene naturale dopo le Eolie e le Dolomiti. Il sito e i fossili del Monte San Giorgio sono stati portati alla luce e studiati a partire dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani. La storia delle ricerche scientifiche sul Monte San Giorgio è strettamente intrecciata con le attività minerarie che si svolgevano nella formazione di Besano. Gli scisti bituminosi di queste rocce a metà dell'Ottocento erano oggetto di scavo e ricerche per l'estrazione di gas destinato all'illuminazione di Milano. Le prime ricerche sono state condotte dalla Società Italiana di Scienze Naturali, dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano, dall'Università di Zurigo e in anni più recenti anche dall'Università di Milano. Dalle prime scoperte a oggi sono stati rinvenuti oltre 20.000 esemplari di fossili di rettili, pesci, invertebrati marini, insetti, piante, molti appartenenti a specie rare addirittura esclusive del monte, noti per la varietà e l'eccezionale stato di conservazione, e rappresentano un punto di riferimento mondiale per lo studio delle faune del Triassico Medio. Qui un'esemplificazione di Lariosauro, Besanosauro e Titanistrophus. In parallelo all'iscrizione UNESCO e poi anche in seguito si sono formalizzate tramite accordi, protocolli d'intesa e convenzioni stipulati tra i vari soggetti coinvolti, appunto si sono formalizzati gli obiettivi e i ruoli. Nel 2008 lo Stato italiano e vari enti quali Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Besano, Clivio, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano e la Comunità Montana dell'allora Val Ceresio, nonché la Camera di Commercio di Varese, hanno sottoscritto un protocollo allo scopo di attuare il piano di gestione, facente parte del dossier di candidatura con la successiva nomina di un direttore della gestione, cioè il site manager, a cui compete l'organizzazione delle attività della convenzione allo scopo di perseguirne le finalità. Nel 2012 è stata stipulata una convenzione per la programmazione e gestione in forma associata transnazionale del sito UNESCO documento la comunità montana del Piambello assume il ruolo di coordinamento dei 5 comuni del sito. Questa poi è stata rinnovata nel 2016 tramite un atto d'intesa, in cui appunto la comunità montana è di nuovo riconfermata comunque soggetto referente nonché stazione appaltante. La collaborazione con UNIMI che aveva portato all'iscrizione è proseguita negli anni.
Allora, nel 2013 era stata creata, su impulso della soprintendenza, in accordo con la comunità montana del Piambello, la Commissione Scientifica Transnazionale, che ha visto come membri il professor Marco Balini, la dottoressa Cristina Lombardo fino al 2015, poi sostituita dal professor Silvio Renesto dell'Università dell'Insubria di Varese e dalla sottoscritta. Tra i miei maggiori imbarazzi scientifici, professionali, direi più che scientifici, vi è quello di aver partecipato alla definizione della colonna stratigrafica ufficiale del Monte San Giorgio, appunto come membro della commissione. Ma fortunatamente il team è composto, oltre che dalla sottoscritta, da Marco Balini, che ringrazio moltissimo, e anche da Silvio Renesto, cui sono grata, da Heinz Furrer, Rudolf Stocker e Peter Brack per la parte svizzera. Quindi diciamo la solidità scientifica è assicurata, però il mio imbarazzo rimane. Nel 2014 poi un altro passo importante è stata la stipula della convenzione quadro per le attività di collaborazione scientifica sempre tra la comunità montana del Piambello, che appunto funge da stazione appaltante, tra la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia come organo di tutela, l'Università degli Studi di Milano come referente scientifico e anche come l'Università degli Studi dell'Insubria anche come per gli aspetti scientifici. Dalla convenzione quadro discendono tutta una serie di convenzioni specifiche tra comunità montane e università che sono mirate alla realizzazione dei progetti di varia natura. Allora, il sito ha goduto dalla sua istituzione praticamente ogni anno dei finanziamenti della legge 77 del 2006, che è una legge volta a valorizzare i siti UNESCO, sono fondi del Ministero della Cultura, e questi finanziamenti hanno permesso di portare avanti numerose azioni. Non va dimenticato che il sito ha goduto anche di importanti e consistenti finanziamenti regionali. Allora, in primis era stato realizzato il concetto di corporate, cioè un concetto grafico comune, transnazionale, identificativo. Lo vedete ogni tanto il logo. Poi sono stati realizzati anche dei progetti piuttosto concreti, come per esempio nell'ambito dell'accessibilità, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del sentiero geopaleontologico che collega Cadelfrate, Rio Ponticelli, Le Piudelle e Sasso Caldo. Tutto questo ha previsto anche la realizzazione di supporti informativi in loco, materiale divulgativo, un completamento del sito web e la stampa di una cartografia pieghevole per i turisti. Poi un aspetto importante è stato legato alla formazione delle guide per l'area del Monte San Giorgio. Quindi si è proceduto alla realizzazione del Visitor Center sul lato italiano nell'immobile di Clivio, destinato poi ad ospitare anche il museo e l'istituzione di un ente gestore. Il Visitor Center è corredato di pannelli in cui la spiegazione viene rivolta sia agli adulti, ma come potete vedere nella parte inferiore anche ai più piccoli, sia per collocazione all'interno del pannello, sia per modalità di spiegazione. Quindi c'è un'attenzione proprio ai più giovani. L'aspetto didattico è stato importante perché uno dei progetti è previsto, denominato La scoperta del Monte San Giorgio, paleontologi per un giorno, e ha previsto l'importante numero di visite guidate di didattica rivolte alle scuole, organizzate anche attraverso pullman e in maniera piuttosto appunto complessa, in modo da valorizzare e far conoscere il sito. Un intervento anche che mi sta parecchio a cuore, perché è abbastanza singolare, è l'accessibilità per i disabili, motori e non vedenti al sito di Cadelfrate di Giù. Questo ha
è stato realizzato sempre con una grande collaborazione non solo con la comunità montana ma soprattutto con Unimi, proprio per permettere anche attraverso il corrimano ai non vedenti di raggiungere i pannelli, anche questi fruibili sia per i bambini sia per gli adulti, ma con la stampa in rilievo di fossili, proprio per permettere ai non vedenti di vederli, e anche alla realizzazione in braille di didascalie legate proprio alla colonna stratigrafica. Questo è stato, rappresenta appunto un sito abbastanza singolare. Il fatto di riallestire e di comunque realizzare e migliorare i sentieri mi ha portato anche a dirigere scavi che a tutti gli effetti erano archeologici, ma in realtà sono stati diretti da me, ma realizzati da Fabio Bona, per fortuna un paleontologo, hanno portato proprio alla luce anche nuovi fossili. Inoltre è stato realizzato nella nuova sede di Clivio, il Museo in Subrico di Clivio Indunolona di Storia Naturale, in quanto la sede di Indunolona non era più disponibile, si è avuta una nuova sede e si è pensato di riallestire le collezioni che sono state trasportate, schedate, ecco, e ricollocate sempre con adeguati pannelli sullo stile di quelli del Visitor Center e con una linea comune che è nello stesso edificio. Diciamo che questo museo è stato inaugurato nel 2016 ed è stato anche arricchito di una postazione multimediale con una ricostruzione dell'ambiente del Triassico con fruibile tramite Oculus, che è stato particolarmente apprezzato. Nel 2020 si è anche riallestito, grazie a Fabio Bona, il Museo di Besano, con anche un'attenzione particolare all'attività didattica e all'organizzazione proprio della fruizione per il pubblico. Non cito tutte le pubblicazioni scientifiche che sono state curate dai paleontologi italiani e svizzeri perché le conoscete meglio di me, sarebbe un lungo elenco, però per il sito sono state fatte delle pubblicazioni divulgative anche rivolte ai bambini, questa la vedete e riconoscete ancora la grafica sempre coordinata, e poi abbiamo anche realizzato la guida UNESCO dedicata al Monte San Giorgio in tre lingue, italiano, inglese e tedesco, che fa parte di una collana proprio dei siti UNESCO ed è in vendita, quindi può essere acquistata anche nelle edicole. Il Monte San Giorgio è ovviamente confluito anche nella guida saggia tematica per i siti UNESCO della provincia di Varese, che sono quattro principalmente, e questo discende e mi preme citare il tavolo di coordinamento regionale per la gestione condivisa dei siti UNESCO Lombardo, un tavolo di lavoro che ha avuto molte sedute, si è un po' rallentato con il Covid ma non si è interrotto, in cui si sono decise per la regione delle linee comuni e delle strategie condivise per dare appunto un'idea di non procedere come disiecta membra, ma su una linea. Una delle cose che sono state fatte, una delle pubblicazioni è questo numero tematico di meridiani che discende anche questo da un finanziamento della legge 77 che era direttamente attribuito a Regione Lombardia. Le azioni in corso sono attualmente la revisione del piano di gestione e l'attività di documentazione del patrimonio fossilifero tramite schedatura e campagna fotografica in collaborazione con Mimi e ricordo ancora Marco Balini e Daniela Germani. Sull'ambito dei fallimenti vorrei ricordare che non siamo riusciti a vincolare l'area. Nel 2006 avevamo tentato di fare un vincolo diretto, ma la quantità dei proprietari e la loro dispersione nel mondo, diciamo, e la loro irreperibilità ci ha fatto desistere. Nel 2009 avevamo deciso di fare un vincolo con una relazione scientifica del professor Tintori e la perimetrazione che avevamo per la candidatura, ai sensi dell'articolo 142,1 lettera M del codice,
e di comprenderla nel piano paesistico, territoriale paesistico regionale, ma non siamo riusciti. Sicuramente l'impegno profuso dalla sovrintendenza e dalla sottoscritta è stato considerevole. Io dico che in certi anni ho impiegato per i fossili in generale il 20% buono del mio tempo lavorativo. Anche se lavorare con Balini e poi Renesto e colleghi svizzeri mi ha portato a conoscere cose importanti, ritengo che sarebbe stato molto meglio se vi si dedicasse un paleontologo professionista che avrebbe potuto dare anche un supporto scientifico solido con evidenti vantaggi. La mole del lavoro fatto in questi anni, e io taciuto i progetti Interreg, sicuramente ho dimenticato cose e ringraziamenti, ma il tempo corre, ha portato comunque notevoli risultati. Moltissimo deve essere ancora fatto, però l'importante è che tutte le azioni vengano fatte in forma coordinata e che si facciano combaciare i diversi canali di finanziamento per ottenere appunto un quadro più completo, sia conoscitivo, sia di documentazione e di valorizzazione. Un tema che non affronto, ma che andrebbe anche preso in considerazione, è il tema dei preparatori dei fossili, che sono sempre più rari, mi sembra, e che dovrebbero essere formati anche con una attenzione rispetto agli aspetti conservativi e anche rispetto ai protocolli dei nostri laboratori di restauro. Questo sarebbe un tema che magari andrebbe affrontato con più tempo e più cura. Basta, io dico di aver usato già troppo tempo, vi ringrazio. Benissimo, buonasera e grazie di questo invito che mi porta a parlare appunto di un tema molto, molto sentito, che ha avuto anche recentemente notevoli innovazioni. Ecco, molto brevemente mi piace anche un po' ricollegarmi a quello che ho sentito sulla partecipazione dei volontari, degli appassionati nella tutela, nella valorizzazione, nella ricerca del bene culturale, perché insomma ecco, anche la fotografia in fondo è rimasta per lungo tempo, non se non escusa, comunque limitata da una serie di norme e disposizioni che invece finalmente da alcuni anni sono state rese più facili anche proprio per un approccio più aperto al bene culturale, ricordando appunto che insomma, la nostra Costituzione dice che i beni culturali sono prima di tutto della Repubblica, cioè prima di tutto dei cittadini e quindi poi delle associazioni, degli enti locali e via via e non certo dello Stato né di un singolo ministero. Ecco, breve sinteticamente sono però un po' della fotografia dei beni culturali, della normativa e della sua evoluzione negli ultimi anni e poi concluderei con alcune prospettive, alcune altri interventi che sono in corso di studio a livello legislativo. Ecco, se il titolo della mia relazione parla di riproduzioni di beni culturali, insomma è ormai scontato che parliamo oggi come oggi di riproduzioni digitali, anche se non lo sarebbe, perché le opportunità offerte dalla fotografia allo studio erano risultate chiare fin dalle origini di questo strumento. Ecco, per iniziare mi piace mostrarvi un esempio, viene dalla mia città, Verona, di una delle pubblicazioni pionieristiche dell'utilizzo della fotografia in un'opera paleontologica realizzata nel 1859 da Abramo Massalongo insieme con il fotografo Moritz Lotze. Ecco, per queste foto che rappresentavano un significativo salto rispetto alle incisioni fino ad allora utilizzate, Massalongo scriveva: «La verità è intatta ed aperta tal segno che la figura può tener luogo del fossile originale ed offrire al paleontologo il mezzo di rilevarne e descriverne i caratteri». Ecco, insomma, la rilevanza della fotografia in quest'opera allora pionieristica. Ecco, se la fotografia è stata tradizionalmente ovviamente a due dimensioni, entro lo stesso campo d'azione e dunque anche sotto l'aspetto normativo, rientrano oggi pure tutte quelle tecnologie con cui si realizzano immagini tridimensionali. In questo campo si devono intendere anche tutte le possibili applicazioni che permettono poi di ottenere tramite stampanti digitali copie in 3D degli stessi oggetti, perché i divieti contenuti nella normativa riguardano i calchi ottenuti con contatto diretto, ovvero quello che etimologicamente, insomma, ma come illustrano anche tutte le circolari e decreti conseguenti, si ottiene calcando, cioè premendo una materia sull'originale per ottenerne un negativo. Ecco, vi tratterò specificatamente del decreto legislativo
42 del 2004 e le successive modifiche, in particolare degli articoli 107 e 108, che riguardano appunto indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali. È però il caso di ricordare, solo per sommi capi, come la normativa attuale riguardi la riproduzione di beni culturali in genere, mentre prima del testo unico del 99, quindi del codice dei beni culturali del 2004, appunto, si dovesse fare riferimento a normative settoriali, quindi in ogni ambito c'era una diversa regolamentazione. Oltre al codice dei beni culturali, però, dovremmo tenere presente anche la legge sul diritto d'autore, perché che può sussistere una tutela nel caso si tratti di opere dell'ingegno, se fotografiamo opere dell'ingegno, che agisce sul piano economico fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Beh, visto che ci occupiamo di paleontologia, non sarà sicuramente il nostro caso, ma però, d'altro canto, possono entrare in ballo i diritti di chi esegue la foto. In linea di massima dovremmo trovarci di fronte non tanto a opere creative per le riproduzioni di beni paleontologici, ma a quelle che la norma chiama semplici fotografie, ovvero immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale, appunto gli aspetti paleontologici o sociale, ottenute col processo fotografico. Ma forse potremmo, io avrei più dubbi, trovarci di fronte al caso della mera riproduzione, cioè quelle fotografie di scritti, documenti, carte di affari e oggetti materiali che non sono prive di tutela. Ma solitamente questa è intesa appunto per una mera attività di riproduzione meccanica, se eseguo delle fotocopie, delle riproduzioni di documenti. Non penso che questo possa riguardare le riproduzioni di oggetti di paleontologia, la cui ripresa comporta conoscenze specifiche dell'oggetto e precise scelte di ripresa. Ecco, per le semplici fotografie, ricordiamoli, i diritti connessi di natura economica hanno durata di 20 anni e possono essere esercitati da diversi soggetti, non necessariamente il fotografo che ha eseguito la foto, ma anche il committente, soprattutto se questo è il proprietario dell'oggetto fotografato, e in ogni caso vengono esercitati da chi detiene il negativo o in ambiente digitale il master dell'originale. Ecco, è inutile che ci soffermiamo su quello che è il campo di definizione della paleontologia per il codice dei beni culturali, ma ecco, in sintesi però mi piace, vorrei precisare insomma che dobbiamo distinguere due casi per le riproduzioni, se il bene appartenga a enti, allo Stato e a enti pubblici o meno, quindi a privati. Nel primo caso il riferimento normativo per le riproduzioni è appunto il codice dei beni culturali, nel secondo invece il codice civile ed eventualmente la legge sul diritto d'autore. Ecco, nel caso di beni culturali di proprietà di privati, la possibilità di effettuarne una riproduzione viene definita in forma di patto col proprietario o detentore. Anche nel caso il codice dei beni culturali prevede il diritto di accesso al bene per ragioni di studio, come avviene per esempio per la documentazione archivistica. Nel caso di beni dello Stato di enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano esposti o meno alla vista, è invece definito dagli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali, che saranno oggetto di questo intervento specifico. I due articoli stabiliscono sostanzialmente il potere dell'ente che ha in consegna di autorizzarne la riproduzione e di concedere la diffusione dell'immagine. Nella sua formulazione originaria, del 2004, i due articoli prevedevano in ogni caso una pratica di autorizzazione e concessione, che adesso, come vedremo, è stata in parte superata. È appunto il caso di ricordare un po' come il percorso sia stato segnato anche dalla normativa precedente al Codice dei beni culturali, con alcuni elementi tuttora in vigore. Tra questi è importante ricordare le norme che hanno sancito l'ingresso dei privati nella gestione dei servizi connessi ai beni culturali pubblici. La legge Ronchey del 1992 ha permesso, tra l'altro, di dare in concessione a privati servizi di riproduzione anche in forma esclusiva, quindi escludendo eventualmente la partecipazione di altri professionisti, introducendo l'idea che la riproduzione stessa poi potesse generare introiti. Un decreto ministeriale successivo del 94, pur ribadendo l'esenzione di canoni nel caso di riproduzioni per uso personale o di studio, per quanto riguardava le pubblicazioni di immagini di beni culturali, specifica che l'esenzione dal pagamento è per libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e periodici di natura scientifica. Sono questi i parametri che troveremo in seguito per definire la distinzione tra attività di lucro o meno legata alla pubblicazione e diffusione di foto di beni culturali. È il caso però di ricordare come il campo d'azione
sia stato poi precisato da decreti seguenti o circolari seguenti al codice dei beni culturali. Disposizioni queste che di per sé sarebbero limitate alle amministrazioni dipendenti, ma che sono comunque diventate modello di riferimento. Mi pare importante ricordare in particolare il decreto ministeriale 20 aprile 2005, dove sono stati fissati i criteri, tra i criteri anche i canoni previsti per le riproduzioni. Al di là degli aspetti legati alle modalità di autorizzazione e concessione per effettuare e pubblicare riproduzione, buona parte questo oggi superato, mi preme sottolineare il comma A dell'articolo 3, perché estende alle riproduzioni il concetto di decoro e di destinazione incompatibile con il carattere storico artistico che invece il codice prevede solo per il bene stesso. Cioè questo concetto di decoro cui deve essere destinato il bene viene esteso anche all'immagine del bene stesso. È stato il caso, diventato assai celebre, di una marca d'armi americane che nel 2014 aveva utilizzato un'immagine del Davide di Michelangelo a cui faceva imbracciare un fucile che ha sollevato immediate reazioni e richiami all'ordine proprio sul piano del decoro e del rispetto del bene, prima che su quello di un eventuale danno economico. Ora, sarebbe stato semmai forse quest'ultimo piano da richiamare, quello del danno economico, cioè della pagamento di diritti per l'utilizzo dell'immagine, perché forse su quello della valorizzazione presso un certo target di pubblico americano magari questa immagine aveva permesso di conoscere l'opera. Insomma, in ogni caso il piano della valutazione del decoro e dell'opportunità appare estremamente soggettivo e in ogni caso comunque nessun danno materiale viene provocato da questo utilizzo, trattandosi appunto di un fotomontaggio. Forse potremmo solo richiamare l'articolo 10 del codice civile sull'abuso dell'immagine altrui, ma allora dovrebbe essere Re Davide stesso ad agire in giudizio, non certo un ministero. Ecco, ovviamente altra cosa è agire sul bene in sé, ma qui non andrebbe richiamato il decoro quanto appunto la tutela in sé, che è stato il caso di questa performance sui bronzi di Riace di qualche anno fa. Ma anche qui mi piace ricordare che è stato il piano della stessa sovrintendente è stato richiamato il piano del decoro che ha parlato, cito dalla notizia ANSA che è stata diffusa in quel momento, di immagini che sono terribili, dice la sovrintendente, per me era scontato che se le tenesse per sé il fotografo, visto che non erano state autorizzate, ma adesso vedo che sono uscite e non so come. Ecco, la preoccupazione è quella del decoro, non tanto di un set fotografico e soprattutto di aver messo degli oggetti sulle statue. Ecco, a questa altezza cronologica, cioè quando è stato emanato il codice dei beni culturali dal 2004 in poi, ma bisogna fare riferimento appunto anche agli anni 90 precedenti, il modello di autorizzazione e concessione creava notevoli difficoltà alla ricerca, soprattutto in quegli istituti che avessero assegnato in outsourcing con esclusiva i servizi di fotoriproduzione, dove si arrivava a costi insostenibili soprattutto per studenti e giovani studiosi che avessero bisogno di riproduzioni dei beni culturali qui conservati. Per questo sono partiti i primi appelli, intorno alla metà degli anni del 2013 in poi, i primi appelli per un intervento normativo che eliminasse quelli che erano diventati dei vincoli insostenibili alla ricerca e soprattutto in questo momento anche incompatibili con pubblicazioni in open access. Ricordo l'appello promosso da Reti Medievali che era stato fatto proprio nel 2013 dal Consiglio Universitario Nazionale. Un primo passo nella modifica è stato con il decreto Art Bonus e successivamente con il decreto concorrenza nel 2017, quindi in tempi molto recenti, che hanno portato le modifiche più significative agli articoli 107 e 108 del codice. Ecco, in Commissione Cultura della Camera era stato sottolineato, in ragione della prima modifica del decreto Art Bonus, il valore culturale e di rispondenza al dettato costituzionale della modifica che veniva proposta. Cioè si ricordava come il sistema di restrizione alla circolazione delle immagini di beni culturali fosse, non rispondesse al dettato costituzionale, che dice l'articolo 9, appunto, sancisce il compito di promuovere la cultura e da un altro articolo il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Ecco, le modifiche, e vediamo al dunque. Innanzitutto nell'articolo 108, queste due innovazioni normative hanno fatto inserire all'articolo 108 l'indicazione che le riproduzioni
Nessun canone deve essere richiesto per le produzioni richieste o anche quelle eseguite da privati, termine che questo non compariva, perché appariva una vecchia idea che insomma lo studioso non potesse eseguire da sé le foto, ma avesse bisogno di un fotografo, di un tecnico per farle. Mentre invece ormai con gli strumenti che ci sono, che possiamo avere in mano, chiunque, anche se non è dotato di grandi capacità tecniche di fotografia, può realizzare ottime foto di beni culturali per il suo studio. E soprattutto estende anche ai privati l'esenzione dei canoni in caso di valorizzazione, che prima invece era solo per soggetti pubblici. Ma soprattutto è all'articolo 108 che viene inserito un ulteriore comma, il 3 bis, dedicato appunto alla libera libertà di riproduzione e diffusione delle immagini, limitatamente però ad attività senza fine di lucro. Ecco, il comma fissa alcune condizioni che impediscono l'uso di strumenti che comportano il contatto con il bene, ovvero non si potranno usare scanner o fotocopiatrici, per esempio, e limitano l'uso di alcuni strumenti, come appunto le luci o i treppiedi, sia per ragioni di conservazione del bene, ma soprattutto per non introdurre, penso agli archivi, alle biblioteche, strumenti che possono danneggiare fisicamente il bene. Ecco, questo nuovo comma permette inoltre la diffusione delle immagini ottenute, purché non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Quindi, con queste modifiche, è venuta meno la necessità delle precedenti pratiche di autorizzazione e concessione, che sono state sostituite da un potere di controllo ex post da parte dell'ente conservatore. Di fatto è così subentrata una prassi che prevede un'autodichiarazione relativa alle riproduzioni effettuate nel rispetto delle norme e alla loro destinazione senza fini di lucro. Quindi la persona che vuole può liberamente fotografare beni culturali di enti pubblici e pubblicarle semplicemente con delle forme di autodichiarazione. Ecco, nell'applicazione della norma si sono riscontrate significative resistenze da parte di alcuni enti, in particolare del settore archivistico, che hanno interpretato in modo restrittivo la norma per ragioni, a loro dire, di tutela. Le modalità di applicazione però sono state chiarite anche da una risposta ad alcune interrogazioni parlamentari, che in particolare ha ribadito il principio della corrispondenza tra consultazione e riproduzione. Ecco, in sintesi, allo stato attuale appare evidente, dovrebbe essere evidente, che per le riproduzioni di beni culturali dello Stato o di enti pubblici valga e debba essere fatta valere l'equivalenza tra consultazione e riproduzione, cioè ciò che è consultabile o visibile può essere fotografato. Che ogni controllo sull'attività di riproduzione deve avvenire al termine del processo e non possa essere soggetto ad autorizzazione preventiva. Che per la diffusione delle riproduzioni valga poi il discrimine dell'assenza di lucro diretto. Ecco, qui vale ancora in realtà il discrimine che vi dicevo prima del numero di copie e del prezzo di copertina per le monografie o il carattere di rivista scientifica. Questo però per beni dello Stato, non per beni di enti locali, che di solito però si uniformano a questa regola, ma non potrebbero tranquillamente liberarsene. Infine, che le immagini pubblicate, ecco l'indicazione, non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. È un articolo anche un po' di difficile attuazione, però rispetto alla formula precedente dove si indicava l'uso di bisognava adottare una divulgazione a bassa risoluzione, era questa una formulazione che impediva per esempio l'uso o la diffusione di immagini piramidali tra il protocollo IIIP o IIIF, cioè quelle modalità con cui possiamo visualizzare immagini ad alta risoluzione con una tecnica che può essere simile a quello dello streaming, per intenderci. Ecco, in prospettiva, e con queste ultime slide chiuderei, quali sono i temi in discussione? Quello più rilevante è quello della definizione, o meglio, secondo me, del superamento del limite del lucro diretto. La cosa riguarda due aspetti: la concessione agli utenti di digitalizzazioni effettuate dagli enti conservatori, cioè che gli enti conservatori rilascino queste le opere che hanno digitalizzato agli utenti, e le possibilità di utilizzo di immagini realizzate sia dagli enti sia dagli stessi studiosi. Allora, il primo aspetto è normato dai tariffari che sono stati aggiornati rispetto al decreto ministeriale del 2005, che aveva fissato tariffe anche per le riproduzioni digitali, fino ad allora non considerate, pur a fronte di quella che io ritengo una ingiustificata estensione del concetto di rimborso spese previsto dalla legge, perché che rimborso spese c'è nel trasferire un file su una chiavetta o di un utente? Ecco, altresì la direttiva europea 2013-37, che è stata recepita nel 2015, ha stabilito la possibilità di applicare tariffe
per il riuso dei dati, ivi incluse le immagini di beni conservati da musei, archivi o biblioteche, tariffe che nel caso di usi commerciali possono essere anche maggiorate. In ogni caso si tratta di una possibilità e non di un obbligo, quindi gli enti che possiedono questi beni possono farlo, ma non necessariamente. Ecco, su questa base che nelle biblioteche statali una circolare ha previsto il rilascio gratuito di file per opere già digitalizzate. Il secondo riguarda la diffusione da parte degli utenti delle immagini, anche realizzate con mezzo proprio, dove il limite tra lucro e non lucro è considerato sulla base sempre del decreto del 2005 in base alla tiratura e al prezzo di copertina. Circolari ministeriali, insomma, hanno anche indicato i termini di diffusione attraverso la rete, in cui l'assenza di lucro è definita dalla mancanza di pubblicità o nell'accesso gratuito. Ma quest'ultima formulazione può far rientrare solo le riviste che sono state pubblicate in licenza Creative Commons non commerciale. Quindi il vero open access, che è caratterizzato da licenze che prevedono solo l'attribuzione, ma anche il riuso commerciale, lo ammettono, non sarebbero ammesse in questo campo. Ecco, di per sé aver tolto il riferimento al divieto di un lucro indiretto comporterebbe la liceità di qualsiasi attività che non comporti la vendita diretta di immagini, ma l'interpretazione è in realtà più restrittiva. Ma la domanda che dobbiamo porci è se l'idea di un reddito generato dalle immagini di beni culturali non potrebbe essere superato in favore di licenze aperte che permettano una libera circolazione anche per usi creativi delle immagini. Non potrebbero cioè essere maggiori i vantaggi di una libera circolazione anche per usi creativi e commerciali rispetto ai limitati proventi che oggigiorno possono derivarne attraverso le concessioni? Questa scelta è stata fatta per esempio dal Museo Egizio di Torino, che rilascia gratuitamente le immagini del suo patrimonio per qualsiasi utilizzo, anche commerciale, dopo aver valutato i vantaggi conseguenti in termini di visibilità, oltre che di promozione e di valorizzazione culturale, ritenuto che appunto siano superiori agli eventuali introiti economici diretti, sui quali peraltro incidevano anche significativi costi di gestione amministrativa. Ecco, qualsiasi museo, archivio o biblioteca di ente non statale, gli statali per ora devono seguire il tariffario, potrebbero seguire questa strada, basandosi proprio sul codice dei beni culturali, che prevede all'articolo 107 il potere di scelta da parte dell'ente. È una strada già seguita da numerosi musei nel mondo, che si stanno aprendo a nuove prospettive proprio per valorizzare il loro patrimonio. Qui, dato il contesto, vi mostro quanto offre appunto in licenza CC0, cioè in pubblico dominio, lo Smithsonian, in cui voi potete scaricare queste foto e riutilizzarle per qualsiasi scopo, anche commerciale. In questa direzione si sta muovendo il capitolo italiano di Creative Commons, che ha proposto un appello perché l'adozione della direttiva europea 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale permetta di rimuovere i diritti connessi sulle immagini riproducenti opere delle arti visive di pubblico dominio qualora, cito, l'atto risultante dalla produzione non costituisca di per sé opera originale, quindi estendendo l'applicazione a tutti i beni culturali di enti pubblici, in concreto traducendosi nell'applicazione di licenze Public Domain Mark o CC0, pubblico dominio, per le riproduzioni di beni culturali qualora non sussistano diritti d'autore sull'opera stessa. Ecco, chiudendo con questa, auspicando questa nuova innovazione normativa, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando per eventuali approfondimenti alla bibliografia elencata in quest'ultima slide. Grazie.